Ciao amici pescatori, eccoci qui a condividere ancora insieme una pescata, uno dei nostri consueti appuntamenti, le nostre pescate insieme che sono poi anche lo spunto per parlare di tecnica e magari vedere anche nuove attrezzature. Oggi siamo qua a Levanto accompagnati da questo splendido tramonto che piano piano ci porterà verso la notte. Levanto è una località del Levante Ligure, una località turistica, di giorno assediata da turisti che vengono da tutta Europa, forse da tutto il mondo, che poi durante la sera e soprattutto la notte lasciano lo spazio anche a noi pescatori, che possiamo vedere quanto questa spiaggia possa regalare non solo ore di sole e bagni, ma anche pesci. Questa è una spiaggia famosa per mormore di buona attrezzatura. E magari, vista la stagione, siamo ai primi di agosto, anche qualche pesce serra, vedremo, è tutto sulle mormore notizie di pesci serra. Per me è una questione un po' sperimentale, non ho mai pescato pesci serra in questa spiaggia, vediamo se è possibile prenderne. Si tratta di una spiaggia incastonata in un ambiente molto ripido, abbiamo i monti dietro, abbiamo due promontori che si immergono sul mare, nonostante ciò la spiaggia è sabbiosa. Una spiaggia sabbiosa che ha quindi un'immersione abbastanza lenta, quelle che vengono definite spiagge, come spesso magari vedrete scrivere a me nella rivista Surfcasting, a bassa energia. Diciamo qua medio-bassa energia. In Liguria trovare spiagge proprio a energia bassissima è molto difficile, si trovano nell'estremo ponente a volte. In questo caso siamo una spiaggia a medio-bassa energia. Cosa significa? Si immerge lentamente, la granulometria è bassa, è capace di sostenere mareggiate solo di media o piccola entità. La spiaggia è un ampio arco sabbioso incastonato tra, come dicevo prima, tra due promontori rocciosi e suddivisa in tre parti da due pennelli. Noi pescheremo nella parte più ad est. Si può pescare anche ovviamente dai pennelli, ci sono persone che lo fanno e lo stanno facendo in questo momento, magari cimentandosi nella bolognese o in una pesca a fondo molto leggera. Noi faremo surfcasting o perlomeno pesca dalla spiaggia e di conseguenza ci posizioneremo proprio sulla sabbia, nel primo dei tre ideali archi che questa spiaggia configura. Si sono fatte le 9 di sera, è arrivato l'imbrunire, è il momento di partire. Essendo la preda designata la mormora, un pesce gruffolatore che mangia nella sabbia o eventualmente l'oratella di turno, non può mancare come esca la renicola. Vedete in questo momento messa sull'apposito ago, pronta per essere innescata, precedentemente insabbiata per asciugare il muco e renderla meno scivolosa durante l'innesco e di conseguenza innescarla intatta. Precisazione importante, pescheremo, come si diceva nella premessa, nell'introduzione, da una spiaggia mediamente bassa. In queste situazioni, in queste tipologie di arenili, è molto importante conoscere l'andamento del fondale, perché non tutti i settori da zero a dove arriviamo sono egualmente prolifici. Questa spiaggia presenta subito sotto, nei primi 30, 40, a volte 50 metri in base alla posizione, un importante canalone, una zona un po' più profonda, prima di arrivare a una secca. Sarà proprio in quella zona dove una delle canne dovrà essere concentrata. Io lo farò tentando magari con due ami a fondo innescati ad arenicola, proprio a tentare la mormo, l'oratella, e con uno magari sgallato e con esca coreano per pescare magari quel piccolo pescettino che fine a se stesso non ha molto senso, ma può essere utile, rispettando ovviamente le misure minime, per essere innescato magari a tentare il pesce serra. Proveremo col vivo, vedremo se ci saranno poi questi pescettini che girano. L'altra canna sarà designata alla lunga distanza e nelle spiagge poco profonde spesso quella è un'arma abbastanza importante, un'opportunità che deve essere assolutamente sondata. Riassumendo, una canna nei primi 40 metri
con due braccioli a fondo a Renicola e uno sgallato a coreana, ed una più fuori che si può, con soli due braccioli per guadagnare ancora qualche metro in scatti ad Arenicola. Il trave è classicissimo, il trave da surf oramai, il trave moderno, quello che è anche stampo agonistico, però tre ami, quindi un trave sui 2 metri, 2 metri e 20, con tre braccioli da 90 centimetri. Vedete, una Arenicola sui 20 centimetri, sezionata in due parti da 10 centimetri, ognuna verrà innescata. Un bracciolo dello 0,22, stiamo pescando a fondo, mormore, che tra l'altro qua sono anche di buone dimensioni, quindi conviene tenerci cautelativi come diametro del bracciolo, tanto poi andremo verso la notte e il diametro avrà poca influenza. Amo del 10, un amo che noi ci immaginiamo che a volte magari si cercano pesci grossi e sia necessario utilizzare ami robusti. In realtà io l'amo, come ho più volte detto, lo preferisco proporzionare all'esca piuttosto che al pesce cercato. Pensate, comunque con un amo del 10 si possono prendere pesci di tutto rispetto, e chi pesca magari a bolognese più che a surf casting ce lo insegna molto bene. Vedete, l'amo piccolo favorisce anche un passaggio molto fluido dell'arenicola. Deve essere piccolo sia come dimensioni che come sezione, che deve risultare il più leggero e il meno distruttivo nei confronti del verme possibile, in modo che poi l'esca presentata sia del tutto naturale e decisamente più appetibile. Questo sì che è un fattore che può fare la differenza in una pescata. E l'amo sopra, quello più alto dei tre, dotato di un piccolo pop-up, un pop-up rosso fluo, verrà innescato col coreano. Questo, come dicevo, serve per il pesce da galla, che non è una nostra mira oggi, ma ci servirà nel caso lo prendessimo come esca per il pesce serra. Il coreano ha dalla sua magari meno odore, meno attraente dal punto di vista olfattivo, organolettico dell'arenicola, ma una grande mobilità. Per questo, per i pesci da galla, che in alcuni casi sono, come ad esempio i sugarelli, anche dei buoni predatori, può risultare particolarmente attirante. È arrivato il momento di dare forma a tutto quello che è la nostra precedente preparazione e lanciare in acqua alla ricerca poi del pesce. Ora sto lanciando con una surfita l'Hispania. Una canna che proprio per le sue caratteristiche ha un range d'azione che va da 0 metri fino alla massima distanza raggiungibile, proprio per questa struttura particolare che abbina ad una canna dichiarata anche fino a 200 grammi, quindi una canna con un'ottima riserva di potenza e una grande resistenza, un cimino ipersensibile che può facilmente sposarsi con la pesca anche nei primi 40 metri, come in questo caso faremo, prima di valutare se è necessario eventualmente cambiare fascia oppure continuare a perseverare su quella nel caso trovassimo dei riscontri. La Hispania con 100 grammi l'abbiamo lanciata a sondare la prima fascia. Con la Diabla 220 invece tenteremo una distanza un po' maggiore, non subito quella estrema. Vedrete che farò un lancio teso, ma comunque senza metterci troppa forza. Il trave è il classico di nuovo triplo 90, ma al quale ho tolto un bracciolo, il bracciolo alto, sono rimasti due braccioli sotto, due braccioli 90 cm, tutti e due a fondo, destinati proprio al pesce che magari pascola fuori. Un terzo bracciolo non c'è, uno perché sarebbe superfluo, non siamo in gara, fuori non vado a cercare il pesce di galla, di conseguenza avere tre arenicole sarebbe ridondante, diciamo. E in più un bracciolo in meno, un'esca in meno, aiuta magari quando poi ci sarà la necessità di avere la massima distanza, aiuta a raggiungerla, aiuta ad andare più fuori. Fanno un'esca in meno, fa meno attrito, può far guadagnare qualche metro. Il piombo in questo caso è un 150 grammi, sempre a forma affusolata, il mare è assolutamente calmo, non c'è bisogno di forme che garantiscano una tenuta e che però facciano perdere dei metri. Meglio quindi concentrarci su delle piombature che, come tutto il complesso, vadano verso la gittata più lunga possibile. A questo punto abbiamo due canne in pesca, tutte dedicate
ai grufolatori a distanze differenti. Poi la pesca è anche dinamismo, si vedrà l'andamento della serata, si vedrà cosa ci suggerirà il mare, le risposte che darà e anche il nostro intuito, ed eventualmente si cambieranno le distanze. Come se invece, come mi auguro, come la lettura del fondale suggerisce, le distanze dovessero rimanere queste, si proseguirà verso questa strada. Siamo vicini a Ferragosto, Levanto è una zona turistica, di certo la gente in spiaggia non manca, abbiamo diversi gruppetti e riusciamo comunque a districarci. Questo è il nostro orario, l'orario dei pescatori, sono le 9 passate, di conseguenza cerchiamo di convivere con i bagnanti, cerchiamo di farci la nostra pescata. È uscito il primo pesce della serata, al primo lancio una mormora, una mormorina, sarà 22-23 cm, non è certo della taglia che ci aspettiamo da questa spiaggia. Ora, visto che è ingoiato, provvederemo a tagliare la lenza che esce dalla bocca, lasciandola mo dentro, sperando che il pesce poi lo cauterizzi, e lo libereremo subito. Vedete la lenza tagliata proprio a fil di bocca, in modo che dia il meno fastidio possibile. Recuperiamo la canna lanciata sulla media lunga distanza e vediamo se è il caso di, se vediamo l'esca mangiata. Ora il pesce non c'è, ma vediamo se vediamo l'esca mangiata, se è il caso di tenerla lì oppure allungare ulteriormente. Siamo su una spiaggia bassa, il piombo non fa nessun attrito, benché sia un 150 grammi viene su molto agevolmente. Lenza in bobina sottile, questo è uno 0,17, proprio per esasperare le possibilità di arrivare lontano. Ecco, abbiamo recuperato il trave, vedete, questo è il piombo da 150 grammi. Le esche sono mangiucchiate, ma sicuramente non da pesci importanti. O sono pulci di mare, o qua più verosimilmente, come si vede, sono piccoli pescetti che magari prendono la renicola da un capo e iniziano a tirarla senza però fortunatamente né rimanere allamati né portarla via. Vedete, questo è il caso di cui parlavo. C'è qua addirittura un filamento vegetale, quella è una è la cimodocea, una parente della posidonia, una foglia. E qua l'esca è proprio mangiucchiata, chiaramente da piccoli pescetti che ha dato morsetti senza lamarsi nell'ammo del 10, figuratevi di che dimensioni potevano essere. Proviamo a tentare il pesce serra, il predatore del sottocosta che si diffonde sempre di più in questi ultimi anni, soprattutto nel periodo caldo con l'acqua tiepida. Imprescindibile quando si cerca quella specie il cavetto d'acciaio. Non ne serve tantissimo, qua ci sono una dozzina di centimetri. Il resto è un fluorocarbon, in questo caso il Powered Line Ultra dello 0,40. C'è bisogno di lenza abbastanza resistente, proprio perché insomma è un combattimento da fare coi muscoli, con pesci che a volte superano il chilo e raggiungono diversi chili di peso. Collegato un amo, in questo caso un Bic del 2/0. Il cavetto d'acciaio usato è del tipo termosaldante, più semplice da gestire e da annodare. Si fa passare una piccola asolina che raccolga l'amo e si stringe, dopodiché con una piccola trecciolina si chiude e si scalda. Scaldandolo, il materiale plastico gommoso intorno al cavetto si fonde. Si fa sia vicino all'amo che al lato successivo per creare un piccolo occhiellino a cui poi legare il nostro fluorocarbon.
Ecco, abbiamo sfoderato la terza canna della serata. Abbiamo visto dei pesciolini saltare prima, seguiti un pochettino, probabilmente erano i pesci serra. Ed è proprio per questo che ora abbiamo armato questa canna, una canna abbastanza robusta, armata con un mulinello caricato col 35 diretto. E fortunatamente con la canna tre ami che abbiamo visto prima, il coreano, sono riuscito a prendere un'occhiatina. Sarà una quindicina di centimetri, innescata viva sull'amo che vi ho fatto vedere prima col cavetto d'acciaio, innescata viva con l'amo appena piantato sotto la pinna dorsale, senza andare a ledere organi interni, così che possa muoversi liberamente. La frizione è regolata abbastanza aperta, di modo che questo pesce, che essendo un grande predatore spesso una volta l'amato fa anche discrete fughe, possa essere libero di andare. Tutto questo abbinato a un piombo abbastanza pesante, un piombo da 175 grammi a piramide. Cosa serve questo? Per favorire eventualmente l'autoferrata. Uno dei problemi della pesca al pesce serra è proprio costituito dalle allamate che vanno a vuoto. In questo modo si ovvia un po' questo tipo di questione. Nonostante la lenza molto in bando, si è vista una discreta tocca. Ora vediamo, ora provo, vediamo cosa può essere. Recuperiamo piano piano, la portiamo la lenza al tiro e diamo la ferrata. Sì, c'è qualcosa, c'è qualcosa. C'è qualcosa, non sembra un pesce di dimensioni eclatanti, comunque si muove, qualcosa c'è. Ed è una mormora. La mormora è un pesce che per lungo tempo ha avuto connotati di pesce estivo. Da quando si è avvicinato il surf casting al mar Mediterraneo, poi è nato il beach ledgering e da lì la mormora è sempre stata pescata d'estate. In questi ultimi anni, forse il riscaldamento delle acque, forse l'avvento dei serra, per cui l'esigenza di nuove strategie da parte di questa specie, la mormora si sta pescando praticamente tutto l'anno. L'estate resta comunque un periodo ottimo, soprattutto per i grossi esemplari che si avvicinano con una continuità forse maggiore proprio in questo periodo. Questa tocca si è vista bene, la canna che prima era in bando adesso è piegata, è il momento di recuperare. Speriamo, sì, è un pesce di discrete dimensioni questo qui, sì. Ci avviciniamo alla battigia. La canna, soprattutto questo braccio, il braccio destro, deve essere sempre pronto ad ammortizzare eventuali fughe, senza però concedere troppo al pesce, che insomma bisogna comunque avere un certo polso per poterlo recuperare con una certa costanza. Il bracciolo è un powerhead del diametro 0,20, sta tenendo molto bene. Eccola qui, eccola qui una delle mormore che cercavamo. È proprio per loro che eravamo venuti qui a Levanto. Questa mormora che sarà sui 35 centimetri di lunghezza, che corrispondono all'incirca, in questo caso una mormora abbastanza magra, credo che si siano appena riprodotte, sarà sui 3,5-4 etti, facciamo 4 etti di peso. Ora, non avendo la bilancia, non ce l'abbiamo la contromisura, ma più o meno ad occhio, con un po' di esperienza, questo pesce si aggira su quel peso lì. Una micro mormorina, micro, sarà una mormora sui 19-20 centimetri. Sicuramente non è la nostra mira e non essendo in campo agonistico, non ricercando questi pesci, direi che è il caso di liberarla. Sembra che abbia ingoiato, penso che l'operazione più
più giusta da fare sia quello di tagliare la lenza in prossimità del labbro, lasciando l'amo che poi verrà somatizzato. Un semplice taglio, cercando di far eccedere la minor quantità di lenza possibile. Posiamo un attimo la canna e lo andiamo subito a liberare in acqua. Amici, giusto per curiosità, per capire di che pesci si tratta, quando sono belli, misuriamo un attimino la mormora che abbiamo preso prima. Vedete, questo righello è lungo 30 centimetri, i 30 centimetri arrivano qui, la mormora eccede di 3-4 centimetri, sarà una mormora, come dicevamo, sui quattretti. Dopo un inizio col triplo da 90 sui 30-40 metri, ho allungato un pochino e continuo a insistere dove ho preso questa mormora. L'altra canna a questo punto è diventata un monoamo addirittura, ho accorciato il trave, lanciata in ground più fuori che si potesse. Ed è lì che ho preso l'ultima mormora più piccola che ho liberato prima. Sostituiamo il bracciolo, abbiamo visto la mormora aveva ingoiato, abbiamo dovuto tagliare l'amo, ne approfittiamo per mettere un bracciolo nuovo. Durante la pescata un'operazione che ogni tanto va fatta, perché soprattutto nel surf casting, che stressa abbastanza i braccioli con i continui lanci, recuperi, sfregamenti eccetera eccetera, conviene di tanto in tanto sostituirlo. Il bracciolo rimane uguale, lo 0,20 con l'amo del 10. Semplicemente questione la necessità di mettere un bracciolo nuovo, di nuovo bello lineare, senza intrecci, che possa continuare a pescare in modo corretto ancora per un po' di tempo. Un consiglio che vi posso dare è quello di fare uno snodo, soprattutto per i travi questi qui pesanti, per lanciare molto lontano, quindi travi di diametro spesso, con una microgirellina fermata tra due perline. Il nodo che si fa è molto semplice. Essendo fluorocarbon non servono, si fa un clinch neanche con troppe spire, ne bastano 4, io in genere sono quelle che faccio quando lego uno 0,20 e una girellina. Si fanno le spire, si fa passare il filo dall'asolina. Vedete, a questo punto è pronto per essere tirato. È buona norma, però inumidirlo un attimo. Si stringe pian piano accompagnando un pochino le spire, così che il filo non bruci, si inumidisce ancora un attimo. E il nodo è pronto. Il nodino rimane perfettamente compatto e poi il filo verrà tagliato, l'eccedenza verrà tagliata a circa un millimetro dal nodo. Quindi rimarrà il bracciolo, il nodino, un'eccedenza di 5 mm. Che se il nodo è fatto correttamente, come in questo caso, non scorrerà e non si rischierà assolutamente che il nodo si sfili. Procediamo ad innescare il nostro unico bracciolo che andrà lanciato molto fuori. Anche la renicola, benché per le mormore sia bene fare inneschi corposi, non può essere troppo grande, sempre perché tutto il complesso è fatto per volare, per andare molto lontano facendo il minor attrito possibile, a partire dalla lenza in bobina, dal tipo di trave, dalla lunghezza del bracciolo, che a questo punto non è più eccessiva come prima, adesso è un bracciolo da una sessantina di centimetri, e tutto quanto, il piombo da 150 grammi. Ora lancerò, come sto facendo ultimamente, di nuovo in ground.
Sì, c'è il pesce. Incredibilmente proprio appena lanciato, le piccole tocche, che poi sembrano... le attribuirei a questo punto a un pesce un po' più grosso di quello che sembrava. Ci si avvicina alla battigia, sempre per avere un maggior controllo del pesce quando è vicino al gradino di risacco. Sì, sì, il pesce dà delle belle testate. Penso quasi sicuramente che sia un'altra mormora. E infatti, eccola lì. Ecco un'altra mormora di buone dimensioni. Questa serata è così, in mezzo alle mormore piccole ce n'è qualcuna un po' più bella. Questa non è sicuramente come la prima, come quella che ho preso prima. È comunque una mormora intorno ai 200 grammi, insomma, nella media di stagione. Non mormora da levanto, per propriamente detta, ma una mormora che comunque inizia ad avere una taglia accettabile. Ha mangiato sull'arenicola, come tutte le mormore di oggi, il coreano. In realtà l'abbiamo usato quasi solo a galla, comunque non è stato quasi mai mangiato se non una tocca di un pesce che poi non è stato neanche allamato. Vedete l'arenicola? Questa, in modo opposto rispetto a tutte le altre, ha mangiato in punta di bocca, è rimasta allamata subito, l'amo non è stato ingoiato. È una mormora ancora perfettamente viva, vedete, ha rimantenuto tutta la sua vitalità, non è stata toccata in nessuna parte vitale. Nota simpatica della serata, a condire la pescata è arrivata anche questa piccola triglietta, una triglia di scoglio che pascolava lì nella sabbia insieme probabilmente a mormora ad altri grufolatori. La particolarità della triglia sono sia della triglia di scoglio che della sua cugina triglia di fango, che si trova in ambienti più profondi, sono questi due barbigli che servono per scovare il cibo sotto la sabbia, sotto il fango. Non sono due semplici estroflessioni di carne, hanno anche dei sensori di gusto. Insomma, è come se la triglia girasse e tirasse delle slinguazzate alla sabbia per vedere se riesce a trovare delle fonti del cibo, del nutrimento, che può essere costituito da anelli, di piccoli invertebrati. Ora ci sbrighiamo a slamarla e ovviamente a liberarla. Per fortuna non è ingoiato in modo particolarmente profondo. Vedete che questa mormora ha un profilo abbastanza snello. Fine luglio è il periodo della riproduzione, quelle che si pescano e poi magari si puliscono perché uno se le vuole mangiare, hanno le gonadi, che sarebbero gli organi sessuali maschili o femminili, quindi o i testicoli o le sacche ovariche molto sviluppate, molto molto grossi. Si riconoscono i maschi dalle femmine perché, a parte, i maschi sono più piccoli, ma poi i maschi hanno le gonadi bianche, le femmine ce l'hanno arancioni, colore che poi è quello delle uova. La riproduzione arriva verso fine luglio, di conseguenza adesso hanno ora che siamo ai primi di agosto, hanno appena, come si dice in gergo tecnico, spawnato, hanno appena emanato spermatozoi e uova e risultano con un profilo molto molto magro. Da adesso in poi inizia la fase di alimentazione. Per riprendere le energie, la loro principale attività sarà esclusivamente nutrirsi e spostarsi verso le zone più fertili. Evidentemente la spiaggia di Levanto è proprio una di queste. La serata è giunta al termine, si è conclusa dopo la cattura di diverse mormore. È iniziato un po' a rilento in realtà la pescata, con una sola mormora all'inizio, poi un po' di fase di stanca, si vedevano delle mangianze di pesci serra, potevano magari essere quelle ad aver intimidito le mormore, benché il nostro tentativo alla fine non ha dato il frutto sperato. Ha dato il frutto sperato invece la pesca delle mormore, come dicevo, prese soprattutto nella corta distanza, con qualche esemplare magari un po' più piccolo preso più in fuori. Siamo a Levanto, abbiamo passato questa serata in questa località un po' al confine, diciamo, tra La Spezia e Genova, nel Levante Ligure,
E anzi, vi invito, se passate da queste parti, a provarla come spiaggia. Oggi abbiamo visto solo un po' di quelle che sono le sue potenzialità. C'è poi tutta la pesca invernale, ci sono serate più produttive magari di questa, in cui magari mormore della taglia che abbiamo preso o anche più grosse sono più numerose. Quello purtroppo è fuori dal controllo di noi pescatori. Noi possiamo semplicemente ipotizzare l'andamento in base alla stagione, in base alle notizie sentite, e provare poi in spiaggia. Insomma, questo è quanto. È sempre un piacere condividere le pescate con voi. Un saluto e al prossimo appuntamento.